sacrifici, abbiamo lottato fino all'ultimo, il vantaggio a 10 dalla fine, penso che non ce lo meritavamo, però il calcio è anche questo. No, vabbè, loro lo sapevamo che sono una buona squadra e ce l'aspettavamo. Per il resto davanti no, ci muoviamo bene, stiamo ingranando, quindi la prossima partita andrà sicuramente meglio. No, ci ha dato tanta energia, tanta carica, e tanta grinta e ci ha messo bene in campo e penso che possiamo fare molto bene. La cosa più importante alla fine è il punto, perché secondo me il pareggio, almeno il pareggio era il risultato giusto per tutti. E sarebbe stato un peccato, poi insomma ecco, cioè, ero andato nella mischia a Pisa, ci sono venuto oggi due volte, insomma sono contento, è andata bene, ancora non ho capito bene cosa è successo, però insomma alla fine portiamo a casa un punto che è quello che conta. Sì, diciamo, noi abbiamo cercato un po' più di manovrare con la palla, il primo tempo sono stati anche un po' lenti, loro pressavano, hanno pressato, però eravamo un po' lenti ecco, a cambiare fronte. Secondo tempo abbiamo iniziato a farlo con un piglio diverso, abbiamo fatto meglio e poi insomma appunto colpo su colpo, peccato perché secondo me potevamo concretizzare un po' di più, essere anche un po' più attenti dietro, perché alla fine due gol loro, più che merito loro, è stata qualche piccola mancanza nostra, per cui insomma teniamoci il punto che è importante, però dobbiamo migliorare tanto. Ma diciamo che loro comunque hanno impostato una partita più sulla seconda palla e noi è capitato che ci sono stati dei rimpalli dove poi non ci ha fatti trovare messi bene e poi insomma quando sono arrivati lì ho preso gol, quindi non ho fatto nulla, però non sono molto contento perché qualcosa in più potevo farlo. Ma è stata una partita dove loro hanno sicuramente avuto più palleggio, hanno fatto più passaggi, come conclusioni in porta super giù, siamo andati alla pari addirittura, dopo il 2-1 abbiamo avuto un'altra occasione noi per fare il 3-1, è stata una partita dove dovevamo sfruttare qualche contropiede in più, sapevamo che loro avendo quei tre attaccanti davanti veloci non davano punti di riferimento, ma ci siamo comportati abbastanza bene, sono contento dell'impegno, dell'applicazione, delle situazioni che si sono create positive, è normale che il risultato, per come si era messa la partita, è stato un grande dispiacere, insomma ci tenevamo a partire bene, non ci siamo riusciti per quel gol nel finale, però testa alta perché i ragazzi hanno messo un grande impegno, quindi sono soddisfatto sotto quell'aspetto. In quattro giorni abbiamo lavorato su alcuni aspetti e questi aspetti li ho visti in campo, quindi ho visto attenzione, ho visto applicazione, ho visto spirito di sacrificio da parte di tutti, è normale che alcuni meccanismi come palleggio, come impostazione, come situazioni offensive devono migliorare perché sennò sarebbe impossibile, insomma, però ripeto, ho visto un grande impegno da parte dei ragazzi e c'è sempre da migliorare anche se avessimo vinto questa partita 4-0, insomma. Quindi dispiace perché sono due punti, per come si era messa la partita, due punti persi, ma capiteranno partite dove magari saremo noi a segnare meno di situazione. Ecco, in partite del genere dove loro ci avevano pareggiato, secondo me era giusto mettere un giocatore di qualità, è normale che quando provi a vincere e quindi rischi qualcosa, che era diventato un 4-4-2 con le due punte, Ninkovic e Berlek dall'altra parte, e eravamo più offensivi, è venuta subito l'occasione da gol, è stato bravo Peter a rubare palle, è stato bravo Ninkovic a farsi trovare pronto, insomma dispiace, ripeto, ogni volta che parlo mi viene in mente il gol nel finale, quindi però è entrato bene, ma tutti i cambi sono entrati bene. E tutti non posso che ringraziarli, ripeto, per l'impegno, poi ci sta l'errore tecnico, quello può capitare, però come attenzione ho visto un grande spirito. Il rigore lo devo rivedere, si può dare, non si può dare, forse neanche è finita la partita quando hanno fatto gol, alcune decisioni non mi sono piaciute tantissimo, ma l'arbitro come noi può sbagliare, quindi ci può stare. E sono molto contento della prestazione della squadra, un risultato più che meritato, anzi ho visto una squadra che dal primo minuto fino alla fine ha dominato, a mio avviso ci sta anche stretto il pari, lo sapete, poi sono molto obiettivo, noi al di là del gol l'ha fatto gli ultimi minuti, l'ultima azione, ma la squadra ha fatto una grande partita da quando sono qui, da quando ho iniziato a fare l'allenatore, questa è una delle più belle partite
dopo ho visto una squadra con tanta intensità e lottare palla su palla, sotto del gol non si è mai sbilanciata, è rimasta sempre in partita. Sono molto contento perché non era facile reagire, soprattutto dopo il 2-1, ma ripeto ancora una volta, ho visto una grande prova da parte dei ragazzi. Difficile il pallone degli arbitri, però anche oggi degli episodi sempre a sfavore della Juve Stabia, perché primo tempo rigore netto su Bifurco, e lo sapete, io non parlo mai, perché però altri falli mezzi e mezzi sempre contro la Juve Stabia. Questo mi dispiace un po'. Purtroppo gli episodi, continuo a dire, condizionano le partite, sia per l'una che per l'altra squadra. Ultimamente siamo sempre noi quelli penalizzati, ma noi dobbiamo guardare avanti e pensare a lavorare, perché non possiamo fare niente, noi dobbiamo solo lavorare. Questo sicuramente meglio voi, ci può stare anche lì il fallo, la doppia ammonizione. Però non mi devo fermare solo a quelli negativi, perché quelli a favore mio, perché a favore nostro sono ben pochi ultimamente, contro sono parecchi. Anche il calcio di rigore su Bifulco è netto, il primo tempo, poi il gol su Vitiello. Però lasciando stare gli episodi, devo valutare la partita fatta dalla mia squadra. Venire ad Ascoli non era facile, a giocare come ha giocato la squadra sono molto contento.